Amaui non mi fu mostrato chi ero stato in passato. Stavo ricevendo una visione di ciò che sarebbe successo. Non lo capii affatto e ora mi vengono i brividi pensando a quale fosse il vero messaggio. Quello era il nuovo umano. Stavo dando inizio a un'evoluzione del DNA e alla fine saremmo diventati maestri dell'età, della salute, della fisica e della nostra stessa realtà. Questo sarebbe stato diventato un pianeta in stato di ascensione, qualcosa di cui Crayon parla fino al suo arrivo nel 1989. Era una predizione. Il palo a cui mi ero appoggiato divenne di marmo lucido e levigato, come quello dell'hotel. Le mie belle scarpe erano tornate e io me ne stavo lì perplesso. Ero anche un po' seccato perché il vento mi aveva scompigliato i capelli. Cerco di tenere sempre sotto controllo i miei pochi capelli. Ora ero sicuro di essere tornato alla realtà. La mia mente strana e curiosa si domandava se i maestri avessero avuto capigliature migliori. Perché avevo ricevuto quell'incredibile messaggio? In tutti i miei insegnamenti l'arroganza generata dall'ego equivale a una sentenza di morte spirituale. Crayon dice che blocca la crescita e conduce in strane direzioni. Spesso è autodistruttiva. L'ho vista nella mia stessa cerchia professionale, dunque, perché avevo ricevuto un messaggio che sembrava mettermi su di un piedistallo? Perché non ero pronto a capirlo, ma ora lo sono. Come canale di Crayon, ora mi sento come un novellino per non aver capito affatto quel messaggio del tutto logico. Era molto logico che io lo ricevessi, visto ciò che mi accingevo a fare. Stavo per partecipare ai festeggiamenti per il superamento di questa importantissima linea di demarcazione per l'umanità, che a sua volta avrebbe prodotto delle increspature nel tempo, come il punto vincente nel baseball. Sapevo cosa significava, dato che i suoi potenziali erano stati canalizzati ripetutamente. Quindi, mentre mi recavo all'evento, Crayon ha cercato di darmi un messaggio straordinario e profondo su quello che tutti noi avremmo potuto infine conseguire. Mi stava mostrando un umano che sarebbe stato diversissimo da qualsiasi nostra idea. E cosa feci di quell'elegante messaggio? Lo soppressi come se fosse appartenuto all'ego e non ne parlai mai. Ora ci scrivo un libro. L'umanità è sull'orlo di un importantissimo cambiamento di coscienza. Ci vorrà moltissimo tempo, ma il tempo è garantito e abbondante, secondo Crayon. Il tempo passa e noi impariamo e cresciamo. Adesso però il nostro cammino sarà diverso ed è di questo che parla il libro, perché canalizzazione dopo canalizzazione Crayon mi ha dato alcuni dei potenziali che ci stanno venendo incontro. Man mano che ci evolviamo verso una nuova coscienza per il pianeta. Adesso sapete perché il libro si intitola La nuova umanità. È la tanto attesa evoluzione della coscienza dell'umanità. Oh, a proposito, ho chiesto a Crayon se la prossima volta avrò una chioma più folta. La risposta sembra quasi provenire dal mio cervello. Ok, veniva da lì. A volte mi pare di avere una sorta di inopportuna sindrome di rete comica e che le cose mi escono dal cervello, prive di controllo. Oggi c'è, domani chissà, è stata la risposta. È probabile che la prossima volta non avrò capelli. Continuando con questa introduzione, ci parla della metafora del parco giochi. In tutte le canalizzazioni di questo libro ci sono dei riferimenti all'uscire dal parco giochi. Si tratta di una metafora costantemente utilizzata da Crayon, che desidero spiegarvi. Ha senso se ci pensate.
Se il 100% rappresenta la maestria, per eoni la nostra coscienza ha lavorato al 30% circa. Noi la chiamiamo natura umana, ma in realtà è una coscienza disfunzionale. Siamo progettati per essere assai più efficienti in moltissime cose, compreso il modo in cui invecchiamo e l'efficacia stessa del nostro DNA. Ma siamo bloccati nelle percentuali sotto al 30. La vera prova di questo è la storia dell'umanità. Non ci siamo mai evoluti, o abbiamo nuovi giocattoli e invenzioni, ma non ci siamo mai evoluti. Siamo nella modalità di sopravvivenza fin dal principio e solo adesso ne stiamo venendo fuori. Abbiamo iniziato a ucciderci tra di noi per le risorse e il potere o per i capricci dei pochi di stirpe reale fin dai albori della storia. Ci siamo inflitti a vicenda l'orrore del dolore della guerra, la morte e la sofferenza di milioni di persone. Poi l'abbiamo fatto ancora e ancora, e quasi come se non avessimo imparato che proprio non funziona, una guerra ha condotto a un'altra. Spesso era la stessa guerra con gli stessi giocatori in maniera seriale. Nel corso della storia i grandi filosofi ci hanno lasciato moltissimi aforismi che in pratica dicono che è sciocco chi tenta di far ripetutamente la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Noi siamo quelli sciocchi. Ripetutamente la guerra ha creato altra guerra. Era come se le nazioni esistessero per produrre eserciti, flotte da conquista. E se considerate le nazioni più grandi della Terra, l'hanno fatto tutte. Siamo una società guerrafondaia e la parte triste è che ci aspettiamo ancora che sia così. Le increspature nel tempo dicono che da tempo avremmo dovuto avere un'altra guerra. È totalmente radicata dentro di noi che è diventato normale per l'umanità. Ci aspettiamo effettivamente la prossima puntata della nostra disfunzione, fino ad ora. Prima di andare avanti fare un piccolo appunto qui, perché l'autore ci parla della disfunzione e della modalità di sopravvivenza, il che vuol dire che siamo intrappolati nella mente egoica, siamo praticamente sotto l'influenza dell'ego, siamo nelle illusioni dell'ego, almeno finora. Non starò a ripassare che cosa sia successo per cambiare tutto questo, quello è stato fatto nel libro di Crayon, La liberazione dell'umanità. In effetti gli antichi predissero che se avessimo superato l'atteso Armageddon dell'anno 2000 e avessimo superato la processione degli equinozi del 2012, avremmo iniziato ad avere il potenziale per una coscienza più elevata. Questa profezia fu scritta nei loro calendari, incisa nelle pareti dei loro edifici e dipinta sulle rocce delle montagne dove vivevano, era dappertutto. La coscienza superiore è una coscienza che può iniziare a collaborare nel compromesso e nella cooperazione per fare in modo che una società funzioni senza guerre. Basta guerre sarebbe un dato di fatto e non la conclusione o l'obiettivo principale. Sarebbe l'inizio di un nuovo mondo e un nuovo modo di pensare. Crayon ha predetto anche che con il tempo gli studiosi riguarderanno la storia e chiameranno era barbarica tutto il periodo prima del 2012. Esiste persino la possibilità si potrà ridefinire il tempo da questo punto in poi, come si fece con ACDC, a rappresentazione di un evento profondo che ha cambiato l'energia del pianeta. Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto noi siamo in transizione.
in un grande cambiamento. Io ti chiedo a te, vecchia anima, chi vuole la guerra in un'energia di non può stare a guardare, come ha detto Crayon, si capisce chi e che la vuole. La coscienza più bassa e basilare del pianeta lo sta facendo ancora, ma adesso tutti noi riusciamo a vedere la differenza di pensiero e i buoni e i cattivi, tra virgolette, stanno diventando più evidenti per tutta l'umanità. Già quasi si delinea ora nei notiziari serali. Ora ci sono esercizi senza confini e persino senza una lingua comune, che vogliono semplicemente distruggere la pace, uccidere chiunque, decapitare membri della famiglia alla TV e creare il caos nei luoghi pubblici con bombe che dilaniano corpi. Questo tipo di terrorismo è recente. Prima non si era mai organizzato in questo modo. Sono tempi nuovi in cui l'oscurità di questo pianeta infierisce contro la luce più potente, che inizia ad aumentare in milioni di vecchie anime che si stanno risvegliando dappertutto. L'oscurità sta perdendo forza e lo sa. La maggior parte di voi ha dei figli. In effetti tutti siamo stati figli una volta. Vi ricordate che cosa succedeva a scuola nel parco giochi quando avevate circa 8 anni? La vostra psiche non era ancora sviluppata, la maggior parte dei bambini stavano appena imparando a capire come funziona l'interazione sociale con le persone che non fanno parte della famiglia. Il riconoscimento di sé è un concetto sfuggente degli adulti e non è ancora sviluppato nella maggior parte dei bambini di 8 anni. Il risultato è un microcosmo di come funziona l'umanità. Molti scelgono i propri amici con l'attenzione e serrano i ranghi contro altri gruppi di bambini di sesso, razza, religione o quartiere diverso. Poi ci sono i bulli, quelli che lanciano i sassi o che abusano verbalmente degli altri bambini, che sembrano conquistare il potere usando degli appellativi o parlando in modo offensivo dell'abbigliamento o dell'aspetto in generale. E la cosa va avanti a lungo, e così i bambini tornano continuamente a casa in lacrime, raccontando chi ha fatto che cosa a chi, e per loro è doloroso e difficile. Poi ci sono le vittime nell'ufficio del preside, per risolvere o mediare le situazioni dolorose. A quell'età tutti stanno semplicemente cercando di crescere. Qualcuno era più veloce degli altri a imparare come approfittare della debolezza dei propri coetanei e spesso perdeva il controllo. Vi suona familiare? Ora voltate pagina, i vostri figli hanno 18 anni. Sono passati solo 10 anni e all'improvviso è cambiato tutto. C'è una maggiore consapevolezza di sé e ora questi giovani adulti sono più a loro agio con gli altri. Sono coinvolti nei social media o in qualsiasi cosa corrisponda ai punti di incontro sociali del passato. Hanno l'autocontrollo e sono più sicuri delle loro capacità. Vanno e vengono liberamente e si interessano l'un dell'altro, di hobby, di abbigliamento e di chi fa cosa. Non sono più isolati a sopravvivere pieni di ansia nel timore dell'ignoto. Sono maturati e alcuni trovano addirittura un'eleganza soddisfacente nelle proprie relazioni. Ci sono ancora i bulli, ma sono isolati in gruppi di altri bulli. La matrice è pronta per tutti e si basa sull'idea come andare d'accordo con gli altri. La scuola superiore e l'università sono l'ora in cui si gioca e spesso sono gli anni più memorabili e belli della vita di un ragazzo. Solo 10 anni fa sono cambiate moltissime cose. Crayon dice che questa è la metafora di ciò che sta avvenendo sul pianeta. Noi
non siamo mai cresciuti e siamo rimasti bloccati nel parco giochi della coscienza. Lo facciamo da così tanto tempo che diamo semplicemente per scontato che la natura umana sia fatta così, e spesso assegniamo questo termine a una caratteristica o a un comportamento negativi. Non abbiamo mai vissuto niente di diverso, quindi non c'è nient'altro. E se invece fosse? Quando si hanno 8 anni, il mondo è pieno di incertezze, complesso e difficile, e il concetto che un giorno tutto sarà più chiaro non esiste proprio. Crayon ha un detto che è stato usato più volte nel corso degli anni. Non sapete quello che non sapete. È semplicemente un modo per dire che non si può pensare al di fuori della propria coscienza esistente, avendo una coscienza superiore che non è ancora sperimentata. Quindi l'umanità in generale non ha idea di cosa sia in arrivo, né di come possa cambiare il modo di pensare, anzi di come tutto questo può cambiare. Questo libro parte dal presupposto che stiamo uscendo dal parco giochi e le canalizzazioni iniziano a dirci che cosa potrebbe succedere adesso. Si basa tutto su ciò che abbiamo già iniziato a vedere. Ecco i bambini Indaco. Ora ci sta parlando dei bambini Indaco rivisitati. Più di 14 anni fa io e Jean Tober scrivemmo un semplice libricino intitolato I bambini Indaco. Il titolo si basava su un'osservazione di una donna di nome Nancy Tape che vedeva un nuovo colore indaco intorno ai bambini che stavano nascendo in quegli anni. Nancy aveva una forma di anestesia per cui, grazie a una funzione cerebrale particolare, vedeva l'energia come colori e forme. Con il suo permesso introducemmo il concetto che i bambini con quei nuovi colori, l'indaco, era uno di essi, rappresentavano i bambini di una nuova coscienza che stava nascendo sul pianeta. Il libro che io e Jean scrivemmo per la casa editrice Wayhouse fu il bestseller del 1999. Chi se lo sarebbe immaginato? Diventò di tendenza. Perché? Perché milioni di genitori su tutto il pianeta lo vedevano. Si immedesimavano e la cosa stava creando problemi non indifferenti. C'è dietro poi il via a tutta l'industria inerente. La ADD e ADHD. I bambini stavano cambiando e il nostro libro fu il primo a dare pubblicamente una definizione e a individuare ciò che stava succedendo. Questi bambini erano i precursori di una coscienza diversa e noi l'avevamo inquadrata. No, aspetta, dirà qualcuno, come può essere? Non avevamo ancora superato la linea del 2012. In realtà molti di loro arrivavano durante la guerra fredda, negli anni 60, 70 e 80. La risposta ora è facile. Leggete la spiegazione che ho dato prima sui potenziali del tempo. Questi ragazzini della coscienza differente era il potenziale del punto vincente in terza base. Rappresentavano un futuro potenziale di ciò che era in arrivo per tutti noi. Ripeto, è così che funziona il tempo e, per quanto la cosa vi possa confondere, si è visto ripetutamente nella storia. Vi siete mai chiesti perché le nostre invenzioni più importanti, compreso il telefono e il volo a motore, sembrano essere comparse tutte nello stesso momento sul pianeta? Spesso un inventore ne ha abbattuto un altro di una sola settimana, persino di poche ore. Con le trasmissioni radio ci fu così poca differenza
che ci sono ancora delle controversie su chi sia stato il primo. Sembra quasi che le idee nuove e rivoluzionarie siano in qualche modo presentate nello stesso esatto momento su tutto il pianeta. È l'effetto a catena dei potenziali di cui abbiamo parlato. I bambini indaco non erano difficili, erano diversi. Avevano molto più autostima a un'età molto più tenera. Questo li faceva sembrare caparbi, ma era solo che loro ne sapevano di più sui meccanismi delle cose e i sistemi che riguardavano un'energia più vecchia. Per loro non funzionavano. Per i genitori e la società la difficoltà era che i bambini si comportavano male quando venivano inseriti in sistemi disfunzionali come l'attuale sistema scolastico e le vecchie modalità genitoriali. Vi invito a cercare quel libro e a leggerlo. In effetti ora sono 3 i libri scritti su questo argomento da me e da Jean Tauber. Il libro più recente sugli indaco è il mio preferito, perché l'industria e l'istruzione hanno iniziato a capire e a reagire. Ho adorato i resoconti delle principali marche di fast food, i cui dirigenti si strappavano i capelli dicendo: che problema hanno i giovani di oggi? Sembrava che le posizioni del primo impiego, che di solito è stato nel retro della produzione di hamburger, stessero dando dei problemi. Quei giovani che venivano addestrati a procedere dalla fase A alla fase B, alla C e poi alla D, si stanno ribellando ovunque. Dicevano: ehi, è una cosa stupida, si potrebbero saltare le fasi B e C semplicemente facendo questo e quello. Naturalmente la reazione dei dirigenti fu: comportatevi bene, noi facciamo così, fin quasi da prima che nascessero i vostri genitori, ed è una procedura raffinata che si è dimostrata valida nel corso del tempo. Venite al lavoro e fate ciò che vi viene detto. La reazione? Ci licenziamo. Capite? Per una coscienza superiore è un abominio suggerire procedure inefficienti, dato che la sa più lunga. Molte grandi imprese vedevano questo effetto e la cosa iniziò a comparire anche sulle pagine delle direttive interne che spiegavano come gestire la nuova generazione. Capite? I bambini indaco stavano crescendo e vedevano modi migliori di fare le cose. L'evoluzione della coscienza ha già avuto inizio ed è facile da individuare. Si presenta come un pacchetto che ha l'aspetto della ribellione ai vecchi sistemi in ogni aspetto della nostra società. È una ribellione testarda, immatura, come la definisce qualcuno, o è un pensiero pregredito ed elegante che mostra semplicemente impazienza di fronte alla disfunzione. Lasciate che vi chieda: come vi sentireste se proprio adesso vi rimandassero a scuola a passare ore e ore a imparare qualcosa che già sapete, con un processo lungo e doloroso molto al di sotto della vostra intelligenza? Capite in che modo questo potrebbe creare un disastro? Aspettatevi importanti cambiamenti dappertutto, perché questo influirà su ogni sistema che voi ritenete intoccabile. La politica è guasta. Ve ne siete accorti? Quelli sono ancora nel parco giochi a lanciarsi pietre come al solito ed è tutto vecchio e brutto. Al fine aspettatevi la grazia e l'eleganza di coloro che non si lanciano più appellativi e non giocano sporco. Al contrario, si candideranno in base alla premessa di essere dei buoni negoziatori. Così riusciranno a ottenere la collaborazione tra fazioni opposte.
Che concetto in questo momento la politica è una guerra in cui chi vince perde tutto fino al prossimo turno. Immaginate un sistema in cui qualcuno si candida su una piattaforma win-win. Big Pharma è guasta e continua a lasciar morire le persone o a mantenerle ammalate per tornaconto economico. Aspettatevi che tutto questo crolli. Negli Stati Uniti il sistema bancario ha già subito un colpo per questione di integrità. Chi pensava che l'integrità avrebbe avuto importanza rispetto alle grandi somme di denaro? È successo e si è dovuto riformattare il sistema per il round successivo. Era semplicemente immorale vendere dei mutui. Mentre i banchieri già sapevano che entro pochi anni quelle persone avrebbero perso la casa e tutti i loro risparmi, l'avido sistema, tutto in vendita, è crollato. Ma quella era la vecchia natura umana e durava da molti decenni. Perché proprio adesso? Il potenziale di vittoria in terza base e i potenziali stavano iniziando a cambiarci ancora prima che vincessimo la partita.